Il treno dei desideri è arrivato poco fa a Milano. Il torpedone biancazzurro ha infatti viaggiato sul Freccia Bianca a Casoraro, poi immediato trasferimento a Novara per la sfida di domani sera. Diciamolo subito, c'è una tradizione negativa da invertire, non soltanto perché in campionato la squadra dell'ex Marco Baroni ha battuto due volte i biancazzurri, ma anche perché nella storia delle sfide tra le due squadre il Pescara non ha mai vinto nella città piemontese, ma c'è sempre una prima volta. A Novara, dove si annunciano forti piogge, anche la spedizione dei mille. Tanti sono i tagliandi venduti alla fine in Abruzzo. Per la formazione, tutti a disposizione. L'unico dubbio di Oddo su chi affiancare a Campagnaro al centro della difesa, se Zuparic oppure Fornasier. Tornato dall'Albania, il capitano Memushai in avanti si confida sulla vena realizzativa di Lapadula, 27 centri in questa stagione. Dall'altra parte c'è l'argentino Gonzales, 11 gol e la tripletta rifilata al Bari nei preliminari. Sarà sulla linea dei trequartisti. Con il bomber evacuo, 12 gol in stagione regolare, punta centrale. L'arcigna difesa novarese guidata dall'ex lanciano Trust. A destra però ci sarà un adattato per le assenze di Dickman squalificato e Faraoni infortunato. Per Massimo Oddo, l'approdo del Novara in semifinale non è una sorpresa, ma niente calcoli, si gioca per vincere e per arrivare in finale. Ma non è che avessi particolari aspettative. Ero convinto che il Novara avrebbe potuto mettere in grande difficoltà il Bari, così è stato. Poi c'è stato il ritorno del Bari e poi questo gol preso sul finale, però... male, insomma, uno o l'altro dovevamo affrontarla, sono due grandi squadre e ci è toccato il Novara, affronteremo il Novara. Sì, ma di questa realtà che mi sono di sintetico, come hai detto subito dopo che già partita della fine. No, ma io non è che temo il sintetico, io non temo nulla, è una delle tantissime piccolissime variabili, potrebbe essere solo una variabile, ma non è che condiziona particolarmente poi un risultato finale, insomma. No, sono una questione di abitudine. Cioè non avresti preferito il Bari, insomma. È uguale, cambia niente. Domenica può succedere di tutto, c'è sempre la partita di ritorno, quindi noi andremo a Novara per vincere come sempre, per provare a vincere come sempre, quindi non, certamente non ci facciamo condizionare dal fatto che ci possono per esempio bastare due pareggi. Noi siamo quelli, dobbiamo essere e saremo quelli fino in fondo. Quindi niente calcoli? Assolutamente no, i calcoli li puoi fare 10 minuti alla fine della partita di ritorno quando magari sei in vantaggio e giustamente magari devi gestire qualcosa, ma in questo momento non c'è nulla da gestire. In questo momento sapete benissimo quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre qualità, quelle caratteristiche che ci hanno portato ad essere la squadra che siamo, e quindi andremo come sempre a fare la nostra partita. Ricordiamo che a partire dalle ore 18 saremo in diretta su Telemax con Passione Calcio speciale Novara Pescara, con gli ospiti in studio, gli sms dei telespettatori per commentare minuto per minuto la semifinale di andata.